siete collegati con lo stadio olimpico di Serravalle, dove va in scena la terza giornata volevole per il campionato di Serie C2 Girone B. Il San Marino, dopo due vittorie consecutive contro Mestre e Sassuolo, riceve il eguaglio in quella che è già una sorta di testa coda. Infatti gli umbri, accreditati come una delle maggiori candidate alla promozione, sono partiti veramente male, perdendo entrambi gli incontri fin qui disputati con Rimini e nel derby di domenica scorsa con il Gubbio, che ha scatenato vibranti polemiche. In merito si è scomodato anche il sindaco della cittadina umbra. Ma vediamo quelle che sono le due formazioni. Intanto si sta già giocando, è stato osservato anche il minuto di silenzio in onore delle vittime del spaventoso attentato che ha colpito gli Stati Uniti qualche giorno fa. Il Gualdo si schiera in campo con Mosconi, Sconfiano, Memè. Attenzione, intanto c'è un tiro da fuori area che si perde lontano dai pali di Pisa Fabri. Dicevamo il Gualdo con Mosconi, Sconfiano, Memè, Cusco, Sandrine, Brescia, Trotto, Campese, Innocenti, Martinetti e Matteini. In panchina Taglioli, Vecchiato, Farinelli, Spagnoli, Balducci, Gettari, Cecconi. L'allenatore è il signor Donati, che quest'oggi viene sostituito da Simoni, in quanto l'allenatore del Gualdo è stato squalificato dal giudice sportivo. San Marino in campo con Fabri, Madocci, Macerata, Piccioni, Soprani, Carelli, De Battisti, Maisto, Tedeschi, Leone e Girento. In panchina Pomini, De Giorgi, De Feulis, Martini, Batti, Rossi e Silva. L'allenatore ovviamente è il signor Azzali. San Marino quindi che deve rinunciare, oltre a Lauria, ormai da tempo fuori per infortunio, anche a Rocco Crippa, che domenica scorsa ha rimediato un grosso problema ad una gamba, un pestone, che lo ha poi tenuto fuori per tutta la settimana, e quest'oggi comunque al suo posto c'è il giovane Luca Soprani, che sicuramente è tutt'altro che una riserva. Due minuti nel corso del primo tempo, partita iniziata 15 minuti in ritardo, è stato così deciso dalla Lega per onorare, come dicevamo, le vittime di questo spaventoso attentato che ha colpito gli Stati Uniti martedì scorso. Attenzione, intanto ferma, calcio di punizione decretato dal signor Daguanno di Marsala, coadiuvato da Lupo, Rini e Ghiandai. Ancora Gualdo, che cerca una profondità. Poi Madocci che recupera, Leone, Carelli. Pallone che arriva, ancora Leone, poi Maisto, attenzione Maisto che prepara il sinistro, batte il tiro! E subito Maisto! Che prende in contratempo la difesa del
rimette la targhetta amarilla anche per il giocatore Memè. E infatti è così al 40esimo. Delle Gualdo con Innocenti, è lenta questa manovra, ma Martini viene servito, attenzione Martini che cerca Campese, Campese nell'area di rigore, fa partire un cross, attenzione, Piccioni a mettere fuori, poi un tentativo di rovesciata e c'è il gol! Incredibile! Pareggio da parte di Matteini, ancora lui in rovesciata al 42esimo. Uscire sconfitto dallo stadio olimpico di Sanremo di Serravalle. Adesso l'arbitro Daguanno concede un calcio di punizione in favore del Gualdo. Sulle retrovie, adesso Tedeschi che libera De Battisti, attenzione De Battisti ha un po' di spazio, De Battisti serve al centro, ancora Tedeschi, arriva rete! Andrea Tedeschi! A portare in vantaggio ancora il San Marino con questo gol straordinario, ancora lui! Che ha portato di nuovo in vantaggio il San Marino, adesso è incredibile! Incredibile questa situazione che vediamo sull'Olimpico, c'è un atterramento di Matteini e l'arbitro che concede un calcio di rigore assolutamente inspiegabile, lo ribadiamo, si è appena appoggiato sulla schiena di Piccioni il giocatore Matteini e l'arbitro ha concesso il calcio di rigore. Ancora Scontiano, poi nuovamente fallo decretato dal signor Daguanno nei confronti di Vincenzo Maizzo, quindi ci sarà un nuovo calcio di punizione. Poi anche Suprani, Leone al centro, attenzione, viene messo a terra Luca Suprani e l'arbitro fa segno che va tutto bene. In questo caso però non ci sembra che sia successo nulla, nessuno protesta. Fa suo il pallone, allarga per Batti che mette a terra e riesce a trovare un buco, pallone servito per Tedeschi, attenzione Tedeschi, area di rigore, Tedeschi finta, ancora Tedeschi, parte un tiro ribattuto da Fusco, poi Brescia in avanti a cercare subito Spagnoli, poi Campese viene messo a terra da Piccioni, calcio di punizione che viene concesso per questo fallo di Piccioni. Fabri che sbaglia il rinvio, pallone che finisce allora in fallo laterale. Spagnoli lascia l'incombenza del Gualdo Memè, fisca la fine dell'incontro l'arbitro. 2 Gualdo 2